Oggi la notte di San Lorenzo, musica e stelle cadenti in piazza del Plebiscito, il concerto evento Mandolini sotto le stelle a partire dalle 22, lo vedete in diretta, per noi c'è Nello Di Costanzo. Mare, sole, cultura, ma Napoli anche musica. Buonasera da Piazza del Plebiscito. Alle mie spalle 40 maestri circa di mandolinisti. Naturalmente è la notte di San Lorenzo, si potranno osservare anche le stelle cadenti. Angela Andolfo, una delle organizzatrici dell'evento, come nasce questa iniziativa? In realtà questa iniziativa è un'iniziativa fortemente voluta e sostenuta dall'assessorato al turismo e alla cultura del Comune di Napoli per tramandare la musica classica napoletana, e quale connubio migliore in una notte magica come quella di San Lorenzo, accompagnati dalle dolci note dei mandolini. Mauro Squillante, presidente dell'Accademia Mandolinistica Napoletana. Serate come questa servono anche a rivalutare uno strumento tipicamente napoletano come il mandolino. Esatto, tra l'altro noi siamo arrivati alla quinta edizione. Credo che stiamo riuscendo nell'intento che era in origine con l'assessore Daniele di trasformare questo evento in un appuntamento fisso. È chiaro che questo aiuta il mandolino, diciamo che a questo punto possiamo dichiarare lo sdoganato, perché lo facciamo patrimonio UNESCO. Ci si potrebbe lavorare, certo. Edgardo Filippone, ex presidente dell'Unione Astrofili Napoletani, uno dei fondatori dell'Unione, cosa ci si può aspettare di vedere stasera? Stasera anche noi partecipiamo per la quinta volta a questa stupenda manifestazione e noi utilizzeremo i telescopi per osservare i pianeti, perché le stelle cadenti si riescono a vedere perfettamente ad occhio nudo, e cercheremo di coglierne il numero maggiore, anche se sappiamo che il massimo di questo sciame delle Perseidi cadrà proprio tra la notte tra il 12 e il 13. Quindi adesso avremo un assaggio, un preludio di questa caduta di stelle cadenti. Ma quanto è importante lo studio delle stelle cadenti? Ecco, è un settore interessante, perché soprattutto quelle che cadono, che non sono stelle, sono frammenti di corpi celesti che hanno formato il nostro sistema solare, ci danno la possibilità di risalire alla composizione chimica del nostro sistema solare, di come noi siamo fatti. Dunque, noi siamo fatti di stelle cadenti. Assessore Nino Daniele, assessore alla cultura del Comune di Napoli, si sa che vedere le stelle cadenti si può esprimere un desiderio per Napoli, la butto lì, che vada tutto bene per le università del prossimo anno. Sì, non solo per le università, che è un importante appuntamento, però io credo che in questo caso il desiderio che esprimiamo tutti insieme questa sera, in questa notte magica, è appunto che Napoli continui ad essere una grande capitale della cultura e una delle capitali mondiali della musica, che è grazie anche al mandolino e soprattutto alla canzone classica napoletana. Grazie, grazie assessore. Ed è tutto da Piazza del Plebiscito, linea allo studio.